Intanto buonasera a tutti, ben ritrovati a moltissimi tra di voi, che la mia faccia purtroppo l'avete sempre vista da questa parte e quindi, ecco, però siete sempre nel mio cuore. Bene, fatta anche questa meravigliosa captatio benevolenze, entriamo subito perché mi hanno dato poco più di un quarto d'ora, vero? 20 minuti? E quindi questo vi va bene? Ok, allora, non ripeto più diverse cose che sono state dette, l'unica cosa appunto, permettete anche a me, era il mio maestro e quindi ricordo a Umberto, non poteva non esserci, abbiamo voluto fare proprio questo e dedicare a lui questo primo nostro intervento. Poi noi come università abbiamo già, anzi come SIREF, abbiamo già in previsione nel mese di gennaio delle addirittura all'interno di una winter school, siccome non la summer proprio a causa della sua scomparsa non si è potuta tenere, allora abbiamo trasformata in winter school e la faremo a Bologna nel mese di gennaio, e in cui ci sarà proprio una intera sessione dedicata a Umberto. Bene, chiudiamo così perché altrimenti poi ci lasciamo prendere. Allora, il discorso su cui le cose su cui vorrei così soffermarmi con voi oggi. Molti di voi le hanno già sentite, qualche volta saranno trite e ritrite. Perciò il punto chiave qual è? Noi vogliamo soffermarci in maniera specifica su quelli che sono i processi. Già prima abbiamo sentito parlare di dei processi di apprendimento, di quello che ha a che fare con ciò che succede quando un bambino, quando un ragazzo impara, quando un ragazzo apprende. E più delle volte ci siamo soffermati in ambito scolastico sulle conoscenze, ci siamo soffermati prevalentemente sui risultati in termini tangibili. Molte volte ci siamo interessati di quello che succede oltre, cosa succede durante, cosa mette in atto lo studente. Ecco, qui non c'è tempo questa volta per approfondire, ma verrà, e poi anche i materiali che trovate poi li saranno messi sul sito, e quindi siccome andrò di corsa non arriverete nemmeno a leggere determinate slide, ma giusto per capire che ci sono, e poi andate su nel sito nostro, vero che Franco ci dirà dopo, perfetto. Allora, parto così, ma intanto non lo sto neanche a leggere, questa che vedete alle mie spalle è la, mi siedo così vedete un po' meglio, è la vecchia definizione di competenza. È vecchia, ma era anche interessante, presentava degli elementi molto utili. Per noi in questo momento sono determinanti due cose: il fatto che una competenza si sviluppa sempre soltanto in situazioni, quindi in situazioni che per noi poi traduciamo anche in situazioni di realtà più delle volte, e i paradigmi della competenza sono rimasti quelli: responsabilità e autonomia. Piccolo o grande che sia, un allievo per mostrarsi competente deve manifestare autonomia. Autonomia non significa vado veloce, tanto sono cose che sapete, ma non significa fare da soli, quella è autosufficienza, chi lavora con i BES, con la disabilità non sa bene queste cose. Autonomia significa scegliere e decidere con la propria testa, autonomous, darsi delle regole, ok? Quindi in questo senso va bene. Di conseguenza responsabilità. Una volta l'alunno era responsabile di quello che noi insegnanti chiedavamo allo studente o al bambino, adesso è sempre più difficile. O lo coinvolgiamo in termini di responsabilità, tu hai scelto e deciso, quindi tu te ne devi far carico, risponderne, farsi carico. Questi punti sono validi sempre, anche se è cambiata la definizione. Adesso a livello europeo questa è la nuova, più semplificata, più semplice se volete, e per certi versi anche un po' più interessante, perché ci permette di capire subito che
questa combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti ci mostra che non è più un vago, una vaga questione legata a capacità personali, sociali, metodologiche, sapete com'è la linea. Adesso è atteggiamenti, e quindi in quegli atteggiamenti diventerà molto determinante la questione. Quali competenze? Qui trovate quelle del 2006 e quelle del 2018. È opportuno non dire, beh, si sono solo cambiati i nomi, non essere superficiali in queste cose. Sono cambiate diverse cose a livello culturale. E quindi è importante proprio indagare in modo specifico. Perché agli insegnanti della primaria, della secondaria, primo grado può interessare un discorso europeo? Molto banalmente, e anche in termini, se volete, funzionali, le certificazioni di competenze si basano proprio sulle competenze europee, punto. Non fosse altro per quello, sappiamo che dobbiamo lavorarci su quella base. Okay? E questo ci permette, se appunto, secondo tutte le logiche di mobilità, di passaggi, di comprensione tra un paese e l'altro, eccetera, eccetera. Quando invece passiamo dalla logica delle competenze in ambito europeo generale, passiamo a quelle nazionali nostre, sappiamo tutti che facciamo riferimento più volte, sentirete anche sia oggi sia soprattutto poi nei laboratori della prossima settimana, il discorso dove va proprio nello sviluppo di tutta una serie di competenze, di volta in volta chiamate o competenze o traguardi, a seconda di dove ci muoviamo. Se ci muoviamo nel primo ciclo sono traguardi, ci muoviamo nel secondo ciclo sono competenze già direttamente indicate in questo modo, ma quello che è fondamentale è che sono competenze che vengono attraversate in maniera longitudinale, per cui voi vi ritrovate questa verticalità di elementi legati, non so, il più banale, il più semplice che viene, non so, quello legato alla parola, alla lettura e via, leggere, comprendere testi di vario tipo. Noi ce lo ritroviamo, non detto in questo modo, perché detto in questo modo comincia con la primaria, ma detto in altro modo, già nella scuola dell'infanzia, e neanche cambiato tanto, ce lo troviamo all'università tra gli indicatori di Dublino, sono quelli dove anche noi dobbiamo andare a valutare. E quindi, per dirvi, questa si chiama appunto verticalità rispetto allo sviluppo di determinate competenze. E allora dobbiamo cominciare a chiederci che cosa c'è di particolare, di specifico, di diverso, di qualitativo, di quantitativo, che differenzia questo tipo di competenza in un bambino di seconda primaria, di quinta primaria, di terza media e andando avanti, eccetera, eccetera. Questi sono elementi che dobbiamo cominciare a pensarli. E se io sono insegnante in seconda media o in quarta primaria o in seconda superiore, devo cominciare a pensare che non sono il primo al mondo che parla o che mette in moto questo tipo di competenze per questo bambino. Quindi ecco che devo entrare in una logica proprio di continuità. Quindi per continuità, anche qua, non intendiamo banalmente il fatto dell'avere i medesimi insegnanti o i medesimi compagni di classe, perché molte volte sapete che si riduce a sta roba. Invece qui i punti fondamentali sono quelli. Perché è interessante tutto questo? Anche qui vado molto in termini, se volete, un po' banalotti, perché ricordiamoci che le indicazioni, come poi anche le linee guida per i tecnici e professionali, sono indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i licei, e poi ci sono le linee guida per la secondaria di secondo grado, versante tecnico e professionale. Ecco, tutti questi elementi, soprattutto per quello che riguarda la maggior parte di noi qui dentro, ricordiamoci che sono indicazioni, però hanno un elemento prescrittivo. Prescrittivo vuol dire che dobbiamo seguirlo. Se vogliamo portare gli studenti, i ragazzi, a determinate soglie, che possono essere gli esami di Stato, che possono essere eccetera, eccetera. Che cos'è che è prescrittivo? Tutto quello che è riquadrato.
scusate se è banale dirlo in questi termini, ma nelle indicazioni sono sotto riquadro i profili, il profilo di uscita e i traguardi. Questo è l'unico, questi sono gli unici elementi prescrittivi, ossia lo Stato ti dice, caro insegnante, guarda che questo è determinante. Non è che possiamo inventarci il resto, poi muoverti come vuoi, eccetera, però a questi traguardi di competenza e a questo profilo necessariamente si deve arrivare. Ok? Benissimo. Tutto questo, allora ecco, possiamo avere i traguardi in un determinato percorso come quello appunto dell'infanzia, della primaria, i traguardi vengono articolati in obiettivi di apprendimento, termini abbastanza semplici. I traguardi sono espressi secondo logiche di competenze, gli obiettivi di apprendimento in genere sono espressi secondo logiche di conoscenze e abilità. Ricordate quegli elementi sopra. Che cosa significa? Significa che alla fin fine per muoversi sul piano delle competenze, a differenza degli obiettivi, dovremmo prevalentemente entrare nella logica degli atteggiamenti. Entrare nella logica degli atteggiamenti significa entrare nella logica della personalizzazione. Un allievo deve sapere conoscenze e deve sapere come abilità o anche procedure. Questi sono gli elementi che vengono proposti in termini di obiettivi di apprendimento, ma appena si entra nella logica di competenze, quelle procedure, ossia, caro bambino, per declinare si fa così, così, così e così, caro bambino, per articolare una determinata analisi, per prendere in mano un pennarello e disegnare, certo, si fa così, così, così. Tutti questi elementi sono tutti elementi procedurali che promuovono abilità, ma queste procedure si trasformano in competenze quando il soggetto le fa sue, le personalizza, entra lui e l'atteggiamento è suo. Mentre le conoscenze e le abilità sono nostre, l'atteggiamento è suo e questo atteggiamento è quello che realmente trasforma la procedura in processo. Un'altra volta magari affronteremo un po' più a fondo questo discorso. Ecco, qui avete per esempio anche i traguardi della scuola secondaria di primo grado, in questo caso sono quelli di scienze, ecco, e vedete che sono espressi sempre secondo logiche, vedete, l'alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni. Vedete, in questo caso, dunque, sperimenta, va benissimo, è molto scientifica. Vedete anche la logica dell'epistemologia scientifica che ci sta dietro. A scienze si sperimenta, si fanno ipotesi. Ecco, a proposito, si fanno ipotesi, qui c'è un po', ma perché sapete, qualche volta anche a livello ministeriale si tende a essere un po' più... Però ragioniamoci bene. In scienze noi non dobbiamo pensare all'allievo che immagina e verifica le cause, ma ipotizza e verifica le cause. Quindi prestiamoci un momento di attenzione, è vero, qualche volta diciamo, ma se Piccinini allora non possiamo fare più di tanto, eccetera, eccetera. No, facciamo di trovare. Poi dobbiamo farlo in forma ludica, siamo i primi a dire che devono divertirsi come matti. Ma questo non significa che siamo noi a banalizzare le cose, perché altrimenti rischiamo poi che fuori ci prendano per gente banale. Ok? Ma questa la chiudiamo così. Ecco, quindi interessante anche questi elementi. Qui questo è per esempio il profilo in uscita dal secondo ciclo, qui addirittura siamo nel settore economico, perché sapevo che c'erano anche insegnanti della secondaria di secondo grado, e allora per dire che guardate che il discorso della verticalità e dei processi su cui ragioniamo in questi giorni è importante per tutti, non è solo legato alla scuola primaria o al primo ciclo, ma anche al secondo, anzi a maggior ragione.
Ecco qua, il valore della competenza sta nei processi che essa mobilita. La competenza, come si diceva allora, mobilita processi. Quali sono? Non abbiamo neanche il minimo tempo per metterci a discutere di questi elementi, ma anche perché in parte li affronterete anche nei laboratori, poi in modo più concreto. Oh, ma questo è per dire semplicemente che quando chiunque tra di noi diventa competente in qualcosa, in realtà che cosa mette in atto? Inizia quasi sempre con imitare. Pensate, c'è una cosa complicata, difficile, eccetera, eccetera, fammi vedere come si fa, dimmi come hanno fatto altri, lo chiediamo anche noi adulti, insomma, no? Vedete questa spirale, la vedete poco, no? C'è una grande spirale, è messa molto in grande in questi primi e va invece a restringersi sugli ultimi indicatori. Ma perché questo? Perché la maggior parte della nostra esistenza la sviluppiamo apprendendo per imitazione. Il fatto dell'innovare, dell'essere creativi, come possiamo fare, eccetera, eccetera, a parte qualche mestiere, noi lo mettiamo in moto qualche volta, quando abbiamo bisogno. Perché? Perché non è economico, diciamocelo chiaramente. Più delle volte andiamo avanti per adattamenti, per realizzazioni contestualizzate, modificando qualcosa, eccetera, e via di questo passo. Comunque tutti questi elementi sono molto interessanti perché ci permettono anche di comprendere questi sviluppi come vengono messi in moto. Una persona non è competente in tutto né è inesperta in tutto. I processi della competenza possono essere sempre presenti, anche se in modo diversificato a seconda delle situazioni in cui si mobilita la competenza. Voi potete tranquillamente lavorare con dei bambini di prima, seconda primaria e mettere in moto anche processi elevati di specificità personale. Guarda, Pierino non fa fatica su tante robe, però quando si tratta di mettere o di fare questo è un genio, diventa la sua specificità personale. Oppure sono un bravo insegnante, faccio in maniera che non apprendano per ricezione pura, ma che mettano in moto l'immaginazione, quella di cui si parlava prima. Benissimo, che cosa significa questo? Significa promuovere nei ragazzi, nei bambini, attività anche di brainstorming in cui loro sono chiamati a muovere la testa, i loro neuroni, innovando, sviluppando creatività. Dopo discuteremo insieme e cominceremo a separare, beh, questo potrebbe essere magnifico, questo forse è molto difficile da, eccetera, eccetera. Però noi non possiamo bloccare tutta l'immaginazione, perché è proprio attraverso l'immaginazione che loro realmente cominciano a pensare in modo nuovo, altro, e a mettere in moto il loro pensiero. La competenza si sviluppa in situazioni di realtà. Anche qui ci sono diversi elementi che ci possono muovere in termini abbastanza, questo ci serve come insegnanti per capire che quando noi vogliamo attivare delle competenze in tutti i 25-30 ragazzini che ho lì davanti, non in alcuni, nei migliori, nei più bravi, eccetera, eccetera, è fondamentale aprire le situazioni possibili. Allora, noi sappiamo che ci sono situazioni squisitamente molto vicine all'ambiente del bambino, del ragazzo, che sono quelle personali. Per andare, vedete, quelle prossimali, quelle sociali, quelle, per arrivare a quelle universali. I ragazzi più bravi, quelli dei licei, arrivano tranquillamente a lavorare in situazioni di tipo modellizzato universale, e detto tra di noi, molte volte sono incapaci di operare in termini concreti, pratici, molto legati all'uso, una cosa di questo tipo. Però fatto sta che loro sono bravissimi in quello. Quello che noi interessa è che è importante come insegnanti disporre situazioni didattiche in cui possono farcela anche gli allievi meno bravi e altre in cui invece possono riuscire gli allievi più bravi, insomma non si annoiano, non si stufano, eccetera, eccetera. Dobbiamo commisurare sempre questi elementi. Per cui il nostro lavoro più importante non è tanto quello di andare a cercare le cose da sapere,
ma le situazioni che i bambini, che i ragazzi possono realmente mettere in atto per sapere. Le componenti di processo, e vado verso la conclusione. Le componenti di processo abbiamo... è tornato a quarto, hai visto? Le componenti di processo sono queste che trovate alle mie spalle. Allora, che cosa si è sempre identificato? Che una competenza in realtà presenta una pluralità di sfaccettature tutte interrelate. I processi primari di una competenza sono quelli di tipo cognitivo. Obiettivamente, sapete, soprattutto i primi anni in cui si parlava di competenze, la gente dice, oh Dio, adesso anche le competenze, per cui questi qua non serve più che sappiano, basta che sappiano fare, eccetera, eccetera. Non è affatto vero. Non esiste una competenza priva di un sapere. Non esiste proprio. Il che significa che ci sono dei saperi, ci sarà da lavorare per vedere ma quali sono i veri saperi essenziali, come diceva prima Chiara, no? Sapere l'essenzialità. Ma da qualche parte devono uscire questi saperi essenziali e sono legati prevalentemente alle conoscenze. Ma la competenza si gioca sempre quando il cognitivo entra in azione. E allora vedete i processi operativo-agentivi, questi qui, processi operativo-agentivi che sono... qui per coloro che non hanno seguito i nostri percorsi utilizziamo il termine operativo per dire che l'allievo deve saper fare, utilizziamo il termine agentivo, segue teoricamente tutti i percorsi di Sen, la Nussbaum, eccetera eccetera, agentivo per dire che l'allievo deve saper fare per uno scopo per lui ben definito, della serie, avete mai sentito? Prof, ma perché devo fare sta roba? Perché devo studiare questo? Questo è senza senso, no? Bene, questi elementi vuol dire che, qualora venissero fuori, sono privi di agentività, nel senso che non sa qual è lo scopo, che è il senso. Processi interattivo-relazionali, questo con il gruppo RED, questo ogni tanto appunto, perché vado un po' a fasi anch'io, no? Anche di matto, allora qualche volta magari penso sì, ma questo è marginale. Poi diciamo che negli ultimi sei mesi invece ho veramente ritrovato e riscoperto la potenza di questi processi interattivi relazionali. Non solo, non so, sapete, qualche volta molto banalmente si dice ah, perché impara in cooperative learning oppure in lavori di gruppo, perché per molti insegnanti è la stessa roba, no? Ma in realtà la questione è che un allievo impara molto più facilmente degli altri, stavo per dire il gruppo dei pari, ma in realtà è un gruppo dei pari molto lasco. Fatto sta che rispetto a quello che porto io, anche i miei imparano molto di più dai pari in qualche maniera, che possono essere pari di età, ma anche pari di 2, 3, 4 anni su, giù, eccetera, eccetera. Perché? Perché presentano forme mentali, culturali, processi, eccetera, estremamente più vicine a loro, prima roba. Seconda cosa, io aprirei mille parentetiche per precisare, per definire. Loro vanno molto più sciolti. Nell'aprire mille parentetiche, ovviamente complico la vita a tutti, ok? E non ultimo, ma per me uno dei più importanti, man mano che si cresce, sempre più importante, il che significa che se nella primaria i processi metacognitivi, scusate, se nei primi anni della primaria i processi metacognitivi magari sono più semplici, ecco, una cosa di questo tipo, ma ricordiamo, diciamo più che più semplici, si ritrovano con un peso anche valutativo, eventualmente magari se ne riparlerà, più basso, ecco. Poi man mano che si cresce, già nelle medie, figuriamoci poi nelle superiori, sarà quella la vera cartina di tornasole, cioè se vedo che uno studente mette in atto dei processi di tipo metacognitivo, allora quelli mi garantiscono la competenza. Quindi sarà molto più importante che io vada a cercare quel tipo di processi
e non invece quelli più semplici o così più all'acqua di rose. Qui vi lascio questi semplicemente per così naturalmente quali possono essere i processi cognitivi. Qui ne avete una serie: analisi, analizzare, classificare, comprendere, eccetera. Per ciascuna delle componenti, in questo caso la cognitiva, anche vi propongo quello che anche dopo diverso lavoro, insomma, siamo arrivati a mettere a punto come, come possiamo dire, scale qualitative, chiamiamole in questo caso, di sviluppo della competenza, sapendo che a differenza del quantitativo, questi non sono rigorosi, bloccati, eccetera, ma possono essere compresenti, possono essere presenti a salti. Quindi non esistono in maniera così lineare. Purtroppo sono costretto per visibilità, a mostrarvi in termini lineari, però ricordiamoci che quando uno studente, appunto, mette in moto processi di riconoscimento, di riproduzione, di comprensione, eccetera, ci troviamo con i più semplici processi, in questo caso di tipo cognitivo. Però non vergogniamoci, anche da noi il primo indicatore di Dublino che utilizziamo nella valutazione all'università è conoscenza e comprensione, pari a quelli che troviamo nella scuola dell'infanzia, né più né meno, sì, o della primaria. E poi via via tutti gli altri. Qui vedete anche, come anche a livello internazionale, qui trovate per esempio l'adattamento di Anderson e Creswell sulle tassonomie, qualcuno di voi ricorderà le vecchissime tassonomie di Bloom, eccetera, eccetera. Bene, rivisitate, ricalibrate, ricordiamoci che il più alto, Bloom non l'avrebbe mai messo, è creare conoscenza. Quindi per noi questi elementi non sono per dire vado a valutare nel bambino o nello studente questo, quello servirà anche più tardi, eccetera. Ma la prima cosa è: nella mia didattica faccio in modo che i bambini, i ragazzi possano realmente sviluppare questo tipo di processi? Questo è quello che devo chiedermi. Quindi è inutile dire loro non sanno creare, se io non sanno creare conoscenza, se io non li ho mai messi nelle situazioni d'uso per creare conoscenza. Ok? Siamo benone. Questi invece sono processi più semplici, operativo-agentivi, e anche qua vedete che si va proprio dall'imitazione fino all'invenzione. Questi sono i processi metacognitivi: argomentare, criticare, dimostrare, eccetera. E questi ovviamente sono più robusti, ma sono anche i più belli. Lavorateci su con i ragazzi, cioè non muovetevi soltanto sempre sul metacognitivo così come è nato. Avete un metacognitivo molto attento al che cosa sai, che cosa non sai, che cosa hai fatto, che cosa non hai fatto. Per l'amor di Dio, va benissimo, ma vi limitate a una metacognizione molto legata al passato. Invece è importante che fin da piccoli, i bambini proprio, si abituino, figuriamoci più grandi, si abituino a una metacognizione legata al ma mentre sto facendo, che cavolaccio sto facendo? Cioè deve chiedersi in quel momento lì, non devo aspettare di arrivare alla fine per vedere com'è andata, che errori ho fatto prima, eccetera, eccetera. Cioè bisogna fare in maniera che l'allievo si abitui piano piano proprio, ma perché lo fa così nella vita spontaneamente? Siamo noi nella scuola che artificiosamente lo facciamo arrivare a un punto per poi tornare indietro. Ma nella vita provate a dargli un pallone e a farlo calciare, lui non è che dice beh adesso vado tento fino alla fine, vado avanti fino in porta, ah poi peccato non ce l'ho fatta per questo motivo. Anche perché tutti gli altri, ecco il lavoro degli altri, ecco, per arrivare fino a una metacognizione di tipo previsionale, proattiva, legata alle conseguenze possibili. Vi ricordate il discorso della responsabilità? Bene, deve rispondere di quello che lui dice, sostiene, pensa e fa. Risponderne. Perché? Perché l'ha detto ed è giusto che sia così. E gli ultimi, processi interattivo-relazionali,
che sono appunto quelli che si muovono insieme allo stare con gli altri, allo sviluppare, lavorare insieme, eccetera. Grazie, ho chiuso, vero? Grazie.